Buongiorno, eccoci dai microfoni di Antenna Blu, pronti a questo momento particolare della città di Genova, una nuova città metropolitana. Oggi praticamente l'insediamento, il primo insediamento di quello che è questo centro metropolitano, il consiglio metropolitano della città metropolitana, città di Genova. Al nostro microfono Stefano Anzalone, uno dei consiglieri, uno dei, proprio dei consulenti di questo consiglio. Caro Stefano, come andranno le cose con questo centro metropolitano? Beh, siamo all'inizio, gli obiettivi sono quelli di essere molto vicini al territorio dalla vecchia provincia di Genova, quindi di tutti i 67 comuni, e per cercare in qualche maniera di dare delle risposte al territorio, all'area grande e vasta, per affrontare quei temi che insomma sono molto sentiti e delicati, come le ultime alluvioni hanno fatto emergere. Il territorio è delicato, dobbiamo sostenere le piccole comunità, i piccoli comuni, affinché si possa recuperare un territorio così importante e così bello. Certo, praticamente quindi il compito specifico sarà quello di essere più presenti, diciamo, nella conoscenza specifica di quelle che sono le problematiche territoriali. Però questi cambiamenti dovrebbero portare sempre un beneficio per quanto riguarda l'amministrazione locale sul territorio. È previsto questo? Ci saranno veramente questi cambiamenti? Noi stiamo lavorando per questo, vogliamo dare delle risposte certe a tutto il territorio, dalla provincia di Genova a tutti quei comuni che per anni hanno avuto delle grosse difficoltà, cercare di destinare risorse importanti affinché si possano risolvere situazioni che ormai si stanno trascinando da anni. Intervenire sul territorio, la messa in sicurezza è uno dei primi obiettivi della città metropolitana e penso che sia uno dei primi obiettivi del nostro paese, perché le alluvioni, i disastri ambientali che hanno colpito duramente il nostro paese devono dare insomma delle risposte, ci devono essere delle risposte serie e concrete affinché questi disastri vengano mitigati e soprattutto limitati. Capito. Stefano, senti, volevo farti una domanda specifica e precisa. Praticamente sparisce la provincia, quindi sparisce la provincia, ma in realtà poi non è che sparisce del tutto, perché rimane più ricca appunto di quelle persone che operano sul territorio. Infatti ho visto che il consiglio è formato da consiglieri, assessori delle varie diciamo organizzazioni amministrative del territorio, quindi di certe località che per il momento non erano presenti in provincia. Esatto, il Consiglio metropolitano è composto da 18 consiglieri eletti dagli stessi consiglieri comunali della provincia di Genova, è composto da sindaci dalla provincia di Genova, sindaci importanti come il sindaco Carlo Bagnasco del comune di Rapallo o Roberto Levaggi, il sindaco di Chiavari, quindi la Valentina Ghio, Sesto Levante, abbiamo la Bioci di Arenzano, quindi abbiamo dato in qualche maniera delle risposte al territorio affinché il territorio potesse essere rappresentato all'interno dell'istituzione per poter in qualche maniera intervenire nell'immediato. Stiamo cercando, adesso siamo solo all'inizio, ma con il sindaco metropolitano e il professor Marco Doria cercheremo insieme di dare delle risposte reali, concrete e forse meno amministrative ma più tecniche. Ho visto che appunto di diritto il sindaco di Genova, la città capoluogo del centro metropolitano, di diritto praticamente presidente di questo ente, sindaco metropolitano. Esatto, lo prevede la legge, il sindaco del capoluogo della regione, in questo caso il sindaco Marco Doria, è anche sindaco della città metropolitana e questo comporta un maggiore onere per il parte del sindaco che avrà un doppio impegno, però il Genova ha l'opportunità di avere insomma anche il sindaco della metropolitana che avrà un occhio per vari motivi e di attenzione sul nostro territorio genovese. Certo. Ho visto che praticamente in sintesi si costruisce un piccolo Parlamento metropolitano, sì, esatto. Ho visto che ci sono tre gruppi Ci sono tre liste civiche e la più grossa lista civica è quella dove sono stato eletto io, siamo 13 consiglieri, poi ci sono altre due liste, una di tre seggi e un'altra di due. Insieme cerchiamo di lavorare tutti assieme, comunque al di là delle appartenenze politiche, perché riteniamo che in questo momento di fase di costituzione sia giusto l'impegno di tutti per affrontare i temi sentiti della gente, al di là, ripeto, dei colori e delle appartenenze e della storia di ognuno di noi. Certo. Ho visto che c'è anche molto interesse da parte della Curia Arcivescovile di Genova, tant'è vero che stamattina attendete anche il Cardinale, la presenza del Cardinale. È molto sentita anche dalla Chiesa, diciamo, questa situazione politica che si è venuta
riuscito a creare. Ma le sua eminenza è sempre vicino ai temi importanti della nostra città, della nostra regione, e vuole portare un segnale e un messaggio importante alle forze politiche, e devo dire che lo dà ogni anno ai vari livelli istituzionali, e questo vuol dire una vicinanza particolare della nostra curia, della nostra chiesa ai problemi della gente. Certo, io conoscendo di Stefano so che sei sempre molto impegnato in queste cose, e vedo che il tuo impegno non cade, anzi si eleva ancora di più, e vedo che sei veramente proiettato su questo futuro metropolitano della città di Genova. Ma dobbiamo, guarda, in questo momento, Silvestro, dobbiamo lavorare di più, perché ce lo chiede il territorio, ce lo chiede la crisi economica finanziaria, dobbiamo fare un qualche cosa tutti insieme di più per il bene del territorio e dei cittadini che stanno soffrendo in questo momento. Stefano, io ti ringrazio, vi auguro un buon lavoro. Grazie. Speriamo che ci sia un esito positivo di questa iniziativa, che ora mi sembra che sono 12 le città interessate. Sì, no? Sono 12 le città metropolitane in Italia. Bene. Quindi vediamo tutti insieme di poter fare un qualche cosa di importante, ripeto, per il nostro territorio. Bene. Auguri ancora per grazie il nostro a voi, lavoro. Auguri grazie a voi. Buongiorno signor Sindaco, allora in questo momento noi siamo al primo insediamento del Consiglio Metropolitano qua di questa cosa che nasce politicamente, che dovrebbe portare un benessere sociale non indifferente. È così proprio o è qualcosa che nasce? Beh, ce la dobbiamo conquistare con grande fatica, passo dopo passo, nel senso che le potenzialità ci sono, però ci vuole uno sforzo collettivo generale perché tutto si possa fare, risorse che non devono essere tagliate come troppo spesso è accaduto, risorse finanziarie, pubbliche che in questo momento servono per fare un'attribuzione chiara delle funzioni che devono essere riconosciute alla città metropolitana dalle regioni. Oggi poi lascerò presto questo incontro per andare a Roma per discutere del problema. Quindi praticamente sul territorio sarà molto incisiva la presenza, diciamo, del Consiglio metropolitano, che sorveglierà deve, di più. Deve essere incisiva in un rapporto costante con i comuni. Certo, ho capito. La ringrazio, signor Prego, Sindaco. Prego, buongiorno. Do il benvenuto in questa sala al Cardinal Bagnasco, che vedo oggi per la seconda volta, prima in comune, adesso in città metropolitana. Dico a tutti voi quello che ho già avuto modo di dire, una cosa organizzativa a sua eminenza, che io ci tenevo molto a essere presente, ma alle 11.55 mi devo imbarcare in aereo per andare a discutere a Roma di città metropolitane per una riunione del coordinamento dei sindaci metropolitani che era prevista, per cui la mia presenza non sarà piena in questo incontro. Allora, formulo rapidamente due pensieri. Intanto ribadisco l'augurio a tutti voi per un buon 2015. Un 2015 che sarà sicuramente impegnativo. Sarà impegnativo per tutti coloro che lavorano nella città metropolitana, che è un ente che ha contatto diretto con i problemi della nostra società, che ci sono noti, che viviamo tutti i giorni. Noi abbiamo da un lato una grande responsabilità, parlo sia per quanto riguarda gli amministratori pubblici che per tutti i lavoratori dell'ente. Una grande responsabilità nei confronti dei nostri concittadini, grande responsabilità nel fare ciascuno col suo ruolo al meglio quello che siamo chiamati a fare. Poi naturalmente gli amministratori devono prestare un'attenzione molto particolare ai problemi dei lavoratori dell'ente, che sono problemi delicati, quelli di cui appunto abbiamo discusso questa mattina, ho discusso prima di venire qua, discuterò oggi pomeriggio a Roma, e sono convinto che la nostra capacità di risolvere e affrontare bene i problemi dell'ente, dei suoi dipendenti, si traduce poi
nella nostra capacità di affrontare bene i problemi della nostra società, del nostro territorio, dei nostri comuni. Ecco, questo è l'auspicio e l'augurio che faccio a tutti, faccio anche quindi anche a me, e chiudo questo brevissimo intervento lasciando la parola a Sua Eminenza, che ringrazio per questa visita che segue appunto quelli istituzionali negli altri enti che oggi sono stati visitati e che sottolinea appunto anche l'importanza del nostro ente. Grazie a tutti, ancora auguri di buon anno, lascerei la parola. Grazie signor Sindaco, grazie a voi cari amici per questa presenza che sa di tradizione e quest'anno sa anche di prospettiva, di novità. Dopo le parole del signor Sindaco e l'auspicio e l'augurio per questo nuovo compito e responsabilità che porterà quest'anno, dico semplicemente una cosa molto semplice, ma che forse non è mai abbastanza scontata e che è bene ricordare in questo momento, e cioè che ogni novità nasce sempre da una storia ed è aperta verso una prospettiva. È importantissima la storia, perché senza la storia, quindi il progresso, il passato, il vissuto, né persone singole, né gruppi, né istituzioni sanno dove andare, perché l'avvenire, il futuro non si inventa se non ci si riferisce a un vissuto fatto di competenze, di professionalità, di storie, di esperienze, di successi e anche certamente di insuccessi, perché questa è la vita umana. E quindi oggi viviamo un momento di nascita, se possiamo dire così, ecco, di una novità importante, la città metropolitana, verso la quale tutti guardiamo con speranze ulteriori, con aspettative, con qualche timore, come tutte le cose nuove che si apprestano a camminare. Però ancorati a quel bagaglio di esperienza, a quel tesoro, senza del quale evidentemente non si riesce a procedere, a programmare e ad affrontare tutte quelle competenze, responsabilità e problematiche che finora la provincia ha sempre dovuto affrontare. Questo significa in termini più concreti il bagaglio di professionalità, di esperienze delle persone singole che qui dentro a questa istituzione importante hanno sempre operato, lavorato, vissuto in quella rete di relazioni virtuose, di collaborazioni e di intese, senza la quale rete veramente nessuno sa dove andare e non ci si può muovere, tantomeno si può affrontare problematiche serie, complesse, come ben sappiamo, vecchie e nuove. Quindi dentro a questa realtà, a questo valore che è una regola della vita di tutti, singoli e istituzioni, ecco, colloco anch'io il mio augurio fraterno, paterno, convinto, di cittadino, di pastore, perché questa nuova realtà, nuova fra virgolette sempre, no? Come ho detto poc'anzi, possa affrontare con fiducia, con molta fiducia, con molta determinazione, con un supplemento, ecco, di impegno da parte di tutti e di ciascuno, come richiede sempre gli inizi di qualunque cosa, ma anche con entusiasmo. Romano Guardini diceva, parlando questo grande uomo di cultura, di origine italiana e di nazionalità tedesca, dalle cattedre universitarie che ha ricoperto nelle diverse università tedesche, parlando degli inizi, la forza degli inizi, diceva: gli inizi, proprio perché hanno necessariamente, inevitabilmente un futuro da costruire, sono momenti delicati dove c'è un appello ulteriore a tutte le energie più o meno presenti in tutti e in ciascuno, ma anche uno slancio, una passione, un entusiasmo.
È vero, io credo che sia esperienza comune, sia nell'età della vita, sia nell'età delle istituzioni, che di fronte a delle novità, ecco, tutti sentiamo sprigionarsi dentro di noi, insieme a qualche legittima trepidazione, anche dell'entusiasmo, della passione rinnovata, perché c'è da fare un percorso anche nuovo. Auguro che questo entusiasmo possa essere presente in tutti e in ciascuno, che le trepidazioni legittime non fermino e non frenino, ecco, l'impegno, la voglia di continuare da parte di nessuno. Auguri a tutti, grazie. Sua Eminenza per questa visita, e spero che le sue parole siano di buon auspicio per il lavoro che tutti noi dovremo fare nel 2015. Chiudo con una battuta, Sua Eminenza ci visita regolarmente ogni anno, io da adesso invece vi vedrò molto più spesso di quanto non sia accaduto prima. Buon lavoro a tutti. Grazie. Sì, grazie ancora. Eminenza, allora. Oh, grazie signor Sindaco. Arrivederci. Grazie a lei. Auguri, grazie. Eminenza, un cambiamento importante comunque che vede sul territorio senz'altro più incisività delle amministrazioni, senz'altro con il centro metropolitano. Sì, penso che questo disegno innovativo vada nella direzione di una maggiore, migliore, sempre migliore e maggiore risposta ai problemi concreti attraverso una conoscenza sempre più diretta. Quindi laddove la struttura comunale, che è la più vicina istituzionalmente alla popolazione, e la struttura provinciale, mettendosi insieme, possano veramente usufruire e arricchirsi vicendevolmente per un bene maggiore dei cittadini. Cardinale, assieme a questo, con il suo augurio oggi anche un po' tra i lavoratori della provincia, la preoccupazione sulla loro sorte, si parla anche di possibili esuberi di un ente che è stato declassato e che quindi al suo interno si pone tanti interrogativi. Io penso che in queste operazioni, ecco, la trepidazione sia, per carità, legittima, ma che primo non deve assolutamente bloccare la passione, la voglia di affrontare il nuovo con la propria esperienza, competenza, che sono assolutamente insostituibili da parte di coloro che hanno lavorato qui fino ad oggi. Secondo, che la trepidazione cui faceva riferimento possa essere sapientemente superata, senza arrivare, ecco, a delle soluzioni traumatiche per nessuno. Ecco, la paura questo. Un po' anche per i comuni dell'entroterra, quelli che sostenevano molto la provincia, venivano sostenuti dalla provincia. Certo, questo è uno degli aspetti organizzativi e una delle problematiche a cui la nuova città metropolitana deve dare delle risposte, delle assicurazioni concrete. I piccoli comuni, certamente, se fino a ieri erano sostenuti dalla provincia, non potranno non essere sostenuti dalla città metropolitana. Saranno più presenti, c'è molto entusiasmo, vedo tra l'altro anche degli operatori, i nostri amministratori. Vedo che fanno parte del Consiglio metropolitano, appunto i sindaci del... Questo è importantissimo, se i sindaci, appunto, dei piccoli comuni fanno parte dell'organismo di consultazione, eccetera, di decisione, e questo è un vantaggio. Quindi precedente è stato in regione. Regione 2015 hanno dedicato nelle elezioni, lei ha incentrato sul discorso sul lavoro. Sì, questo è una priorità e un'urgenza che io ritengo assoluta su tutte le altre, a livello nazionale e a livello locale, ma innanzitutto nazionale, perché qualunque altro obiettivo, qualunque altra problematica o prospettiva, pur legittima e anche di rilievo, secondo me non è sentita nello stesso modo con cui la gente sente ed è attanagliata dal problema dell'occupazione e del lavoro. Quindi io spero, auspico che le autorità centrali, parlo soprattutto di loro, avvertano che questa è la prima preoccupazione della gente. Tutto il resto viene dopo, bisogna concentrarsi lì. La
la politica invece sembra può concentrarsi anche sulle contrapposizioni. La prima contrapposizione arriverà domenica con le primarie del centro-sinistra. Ho detto già poco fa che qualunque appuntamento elettorale, sia a livello nazionale sia a livello locale, deve avere come obiettivo unico, non primario, unico il bene dei cittadini, il bene comune, o a livello nazionale del paese o a livello locale della regione, del comune, eccetera. Questo è l'unico obiettivo. Tutti gli altri obiettivi o interessi devono scomparire. Per concludere la questione sfratti, non è arrivato il blocco degli sfratti nel mille proroghe, c'è un po' di preoccupazione diffusa in tutte le città, a Genova si parla di circa 700 soggetti coinvolti da questo non provvedimento. Questo è un altro problema molto serio che riguarda il bene comune, ecco le urgenze, lavoro, casa, occupazione, casa, e queste sono le cose principali, tutto il resto viene dopo, quindi la questione della casa, a mio parere, deve essere affrontata in modo realistico, che vuol dire tenendo conto della situazione molto precaria delle famiglie oggi, e quindi esigere ciò che è inesigibile, e questo è fuori dal buon senso. Secondo punto, sempre a proposito di tema casa, a me risulta che ovunque, in tutte le nostre città, le case non mancano, non mancano. Si tratta di riattarle decorosamente e di metterle in circolo, ma di per sé non mancano. Grazie mille. Auguri, grazie anche grazie. A voi. Sempre l'Antenna Blu, eccoci con il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, anche lui parte integrante di questo centro metropolitano, questa città metropolitana e del Consiglio metropolitano. Il suo pensiero su questo com'è? Ma un anno importante, il 2015 sicuramente, un anno ricco di eventi e ricco soprattutto di obiettivi. La situazione economica non è facile, di conseguenza ci vuole una particolare attenzione, ci vuole soprattutto una sinergia e tanta collaborazione anche con la regione. Rapallo è un comune particolare, un comune diciamo di caratteristiche estiva per il turismo e per tutto, sì. Però le sue problematiche le ha. Sì. Come si inserisce nel contesto di questa situazione politica? Ma io non rappresento solamente Rapallo, ma rappresento anche un pochino il comprensorio, di conseguenza parlo anche per Santa Margherita, che mi ha dato una grossa mano ad essere eletto, e anche Portofino, quindi a livello comprensoriale. Noi puntiamo tanto sul turismo, Rapallo è una città che è di circa 30.000 abitanti, passa da 30.000 abitanti a 80.000, 90.000, di conseguenza due realtà completamente diverse. Stiamo investendo tanto sul turismo, stiamo facendo un lavoro molto importante con Ascom, con CIV, di collaborazione con i commercianti. Il primo bilancio è questo del nostro Natale, che è andato molto bene, le presenze sono più 11%, bene. Nonostante un dato a livello nazionale che è in controtendenza. Adesso vediamo un po', i cambiamenti politici sono sempre cambiamenti mirati a portare un benessere sociale, certo. Così si auspichiamo anche per la città metropolitana, che dovrebbe sì. essere più presente e radicata nel territorio. Io me lo auguro, mi sono già confrontato diverse volte con il nostro sindaco Doria, ad oggi ripeto la situazione non è ancora chiarissima, bisogna fare chiarezza dal punto di vista di bilancio soprattutto e di competenza, ad oggi c'era proprio un incontro romano, quindi nei prossimi giorni certo. sapremo qualcosa di più preciso. Perché diciamo la popolazione, la gente ha sempre paura che questi cambiamenti portino soltanto spese che poi non cambi niente, però effettivamente qualcosa deve cambiare. Se no, qualcosa di senso... no, il cambiamento ci deve essere naturalmente un cambiamento in positivo. Ad oggi noi abbiamo bisogno come città metropolitana delle risorse, perché ad oggi la città metropolitana così com'è è una scatola esatto. vuota. Sono 12 mi sembra le città che ha al primo approccio metropolitano. Sì, sì, noi di centrodestra ad esempio io sono l'unico. L'unico, sì, ho visto che tra l'altro. Ho visto che tra l'altro sono create tre liste per creare il consiglio metropolitano, io non ho la lista che ha vinto, la lista di maggioranza. Ho capito, quindi quella di 13 seggi. Quella di 13 seggi. Speriamo sì, che sì, sia sì, fatto sì, qualcosa sì, di positivo sì. con la vostra forza. Me lo auguro. Grazie signor Grazie Sera, ancora. Molto gentile. Grazie ancora. Arrivederci.